Rassicurante, sì. General, report. The teams are in position. I team sono in posizione, la Skyfaring Commission ha preso il controllo della Starship, ok. Attivate tutte le Psycrane e fatevi scandalizzare qualsiasi cosa che venga fuori, che entri ed esca dal porto. Rimanete attenti a tutti in qualsiasi momento, qualsiasi movimento sospetto deve essere soppresso velocemente. Yes, General. You two, follow me. Ma perché noi due sghetti stiamo seguendo Fenchao? What's a signal's nearby, but we lost contact just a moment ago. That mean he will be fine. Cloud Knights, search for the target. All of you, get out of my way. Sono Boris, sì. Wait. Don't go any closer. General, I failed you. Ulei mi ha lasciato qua come come esca, no? A declaration of war. Una dichiarazione di guerra. Questo è un Boris. That's right. I've been holding back the urge to slit. Mi sono trattenuto al tagliare di agora per tutto questo tempo. Ulei ci ha ordinato di rimanere qui. Ulei ci ha lasciato qua solo per vedere se tu sei in grado di partecipare nel suo gioco da caccia, no? Gioco di caccia. La caccia non è un gioco, è una battaglia di vita e morte. Are you ready for your death? Abomination. È finito lo stato di pre-Dimoz? Esatto, molto bene Dimoz. Save your breath. Ah, qua ci voleva la tecnica però, Let the valuation begin. Show me what you can do. I'll give you the fearless knows not fear. È stato molto veloce. Wowza, are you okay? Non sono stato in grado di salvare Zhao Shou. Uli era più forte di quello che immaginavo. Uli was more cunning and powerful than I imagined. Beh, ma Dimon, tanta roba. Tell me, how is he planning to? Come sta pianificando di dichiarare guerra contro di me? È un duello uno contro uno o con uno scambio di ostaggi? Uli is planning on attacking the bustling streets of the Xianzhou Luofu. Uli sta pianificando di attaccare le strade del Luofu. Impossible. Anche se sono ancora dei Boris in sottocopertura che non abbiamo già scoperto, Uli non può avere più di una decina di persone. He has an ace up his sleeve. Uli's body holds a plague mark passed down through generations of Borisin. Ok. I've seen him convert a foxy into a Borisin wolf trooper with my own eyes. Ok, ok, quindi è grazie al cuore da Warhead che ha, che può fare quella roba lì, ok? Gli sta dicendo che Uli può trasformare i Foxiani in Borisin. Il suo sangue può causare i Foxiani di trasformarsi rapidamente e far perdere la loro mente. Ha passato il suo sangue ai suoi servitori e sta pianificando di spargerlo sul Luofu. Contattate la Skyfaring Commission e i Cloud Knights. E dobbiamo ordinare a tutti i Foxiani di rimanere chiusi in casa. Nel momento che vedi la dichiarazione di guerra al nemico, significa che hanno già iniziato. If Uli succeeds in getting this. Do you remember what I told you before? Hunting is about thinking the same way as your prey, not just mindlessly chasing after them. Ti ricordi cosa ho detto prima? Cacciare è pensare nello stesso modo alla tua preda e non seguirla. Quello che vuole Uli è vedere tutti i Luofu andare in panico. Ok, vuole vedere che perdiamo la testa e sprechiamo tempo, risorse, ci affatichiamo a cercarli. È come quel gioco di party che le persone di Yao Qing amano giocare.
I had an object under one of several bowls, then moved the bowl. Questo è un paragone inutile, ok? This is all nothing more. Per come la vedo, questo non è nient'altro che un modo di darci una falsa pista. No matter what Hule does, there is one truth that cannot be changed. Non importa cosa faccia Hule, c'è solo una verità che non può essere cambiata. È intrappolato sul blocco. L'unico modo che ha di scappare è trovare una nave, ok? E l'unica opzione è la Sky Splitter. È l'unica nave che sarebbe in grado di vedere la Sky Splitter. E i suoi occhi, quella nave è piena di ostaggi. Quello sarebbe il posto migliore per la... dove andare per lui. Ah, quindi si fa ritrovo da Mars 7 praticamente. Ciao Delphi. Ma se ci sbagliamo, se va da un'altra parte, o se fa quello che ha detto che farebbe, e i suoi e tutti i suoi seguaci infettano i foxiani, dove andiamo? Cosa facciamo? Dovremmo semplicemente abbandonare queste location? Questa è un'altra lezione che devi imparare al di fuori dell'arte della spada. Dare peso alle tue opzioni e prendere delle decisioni. Before making a decision, we must destroy any hesitation that we are holding on to. Once we make a decision, we must fight off any regrets. Prima di prendere una decisione, dobbiamo distruggere qualsiasi esitazione che abbiamo. Una volta presa la decisione, dobbiamo seguirla senza rimpianti. There is a chance that we will make the wrong decision. C'è una chance che faremo la decisione sbagliata e permetteremo ai nostri alleati di essere sacrificati inutilmente. Ma c'è una chance dove riusciamo a predire i movimenti del nostro nemico correttamente, ma sottovalutando la loro forza e comunque essere battuti in battaglia. Ma essere persi in esitazione e fallire a prendere un'azione farà sempre più male che prendere la strada sbagliata. Prenderò carica personalmente di Starskiff Haven, evacuerò le persone, mi preparerò per qualsiasi attacco, farò del mio meglio per assicurarmi che le cose siano al sicuro sul terreno. Ho bisogno che tu e Maud andiate a cercare Joshua. Ok. Please entrust me with the safety of the Sky Splitter. Jingyuan in pensione. Originally meant to participate in the tournament. Quanto è alto Moz? So now it is only right that I return to the Sky Splitter. General, affida a me la sicurezza della Sky Splitter. Se Hule viene ad attaccare la Sky Splitter, Yanxing, devi trattenerlo lì finché non arrivo. Se mette piede sulla Sky Splitter, io Yanxing giuro sulla mia spada che non scapperà. Ok. Ok, inizia il piano. Quindi io e Moz cerchiamo Joshua. Big Show fa evacuazione, mette al sicuro tutta la roba a terra e Yanxing non lo so. They vow that they will unleash a bloodbath along the streets of the Xianzhou. Ok, Borisin hanno deciso di sfidarsi sul territorio dello Shanzhou. The unarmed civilians of the Xianzhou and countless visitors from afar are under our protection. I civili dello Shanzhou e i visitatori sono sotto la nostra protezione. We allow the Borisin to succeed with their plan. Lasciate che ve lo chieda, come Cloud Knights permetteremo ai Borisin di riuscire nel loro piano? Mai, ok. Be on your guard. È divertente che qua stiamo pianificando di andare contro tutto il piano di sterminio totale di Hule, eccetera, eccetera. E dall'altra parte c'è Marcio Saven che parla con una panchina che ci dice di quanto il Trailblazer sia totalmente fuori di testa. È un bel... The ports of Starskiff Haven are crawling with wolf-like creatures. They're moving fast. Ormai ha preso il controllo e lo fu. Ah, Fake Shop può prendere il controllo di quello che vuole, onestamente. Ma comunque, i porti dello Starskiff Haven sono pieni di
Vale, sì. Si muovono velocemente. Trattenetevi, sarò lì immediatamente, ok? Ah. Mi. È la Madonna, gliel'ha lanciata in... Madonna. Ok. Madò quanto cazzo è bello. There you are, Fei Shao. Madam Yukon. After 30 years, we find ourselves fighting side by side once more. It's been a while since I've led pa-pa-ra-pa. Let's get this started. Remember, you are still on the Law Fu. Try not to go too wild. Pa-pa-ra-pa-ra. Oh, cazzo. Okay. Mi è finito. Short respite, then time for the next fight. Beh. Let's save some time. We have cleared out the enemies in Starskiff Haven. Ah, fatto veloce. But it seems that there are fierce battles being waged at both the Exalting Sanctum and Aurum. Ci sono battaglie sia nell'Exalting Sanctum e in Aurum Valley. E in tutto questo Lingxia ha invitato i precettori. We cannot allow the fighting to continue. Non possiamo permettere che i combattimenti continuino. È una lotta contro il tempo per fermare questa farsa che Uli ha creato. I know Zhao Qiu always wants me to know my limits and not get carried away. Now is the time to bring this to a swift end. Contact the Exalting Sanctum. Contattate l'Exalting Sanctum. All units are to retreat immediately. Se vedono una luce nel cielo, tutte le unità si devono ritirare immediatamente. Vabbè, una luce nel cielo! Madam Yukong, lend me your bow. What the fuck? Land Simulation Arrow? Sì, sembra un po' Archer con la... Però sì, mi sa tanto di Land Simulation questo. Minchia. I just knew it would end up this way. Minchia. Che casino. Sapevo che sarebbe finita così. Every time she hits the battlefield, she makes a mess like this. Ogni volta che entra in battaglia fa un casino come questo. She didn't even leave a single survivor to get intel from. Non ha lasciato neanche un sopravvissuto per prendere informazioni. Uno di questi poteva sapere dove si trovassero Zhao Qiu e Wu Lei. That was one of Fei Shao's. Quella era una delle frecce di Fei Shao. Who knows what she used as an arrow to fire all the way over here. Chissà cosa ha usato come freccia da sparare fin qui. Voglio vedere lei usare una lanciare una sua freccia con i miei occhi. Take a good look around. If you can find one or se puoi trovare uno o due Barisin che non sono ancora morti, fammelo sapere. Non mi interessa quanto le loro labbra siano sigillate, non quanto vogliono tenere la bocca chiusa. Trovo sempre un modo per aprirla e prendere le informazioni di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo cercare dei Barisin vivi. What a terrifying attack. Ah, l'hai sentito. Who could have imagined
that such astonishing strength would lie in the hands of a Foxian war. Comunque li ha massacrati, Santa Mano. So decisive. So brutal. She is more like a descendant. Sembra più una discendente di Durand di noi. We have fallen to our current state. Ecco perché vuole i suoi occhi su di lei. Warhead has his eyes on her. Il fatto che respira ancora dopo un attacco del genere. Talk. You are harder to kill than a cockroach. But the fact that you have willingly shown yourself saves us. Il fatto che ti stai mostrando di spontanea volontà ti salva un po' di tempo. Not too late for you to surrender. Non è troppo tardi per arrenderti. Dove sono Hule e Joshua? Hule and Zhao Cho. Save your energy, Yao Qing monkey. If there is one principle that we beasts know well, it is that we might have to break off an arm to break free from a cage. Today, I risparmia le forze, scimmia dello Yao Qing. Se c'è un principio che conosciamo bene noi bestie, e che dobbiamo rompere un braccio per liberarci da una gabbia. E oggi sono io col braccio. I lived as a hunter for many years. Ho vissuto come cacciatore per molti anni. Yet I have only followed the warhead. Ma ho iniziato a seguire Hule solamente da adesso. Brief period. However, ma la sua esistenza mi ha riportato la luce ai miei occhi. Ormai accecati a tempo, no? Come la luna di Verdantia. La luna di Verdantia. The descendants of Duran have abandoned the I discendenti di Duran hanno abbandonato il credo dei luoghi. In order to ensure our survival, we took solace in the shadows and fed. Per assicurare la nostra sopravvivenza, siamo nascosti nelle ombre e ci siamo mangiati tra noi. Non eravamo più lupi, eravamo solamente dei ratti. Grazie al dono dato da Hule, ho condiviso la sua visione e il suo sangue. I discendenti di Duran dovrebbero vivere per la vittoria del branco e anche morire per il branco. Come, Yao Qing man, show me your fangs. We will fight to the death. Vabbè, Mari. How honorable, you mangy dog. But you seem to have missed. Penso che tu non abbia capito. Non ci sarà un duello uno contro uno. Let's see how tough you are once we've put you down. Ah, c'è molto che dice a me delle tue amiche. Oh, cos'è tutta sta gente qua? $40,000 in Pure Fiction, easy. Potrebbe essere un po' overkill, ma... No matter how heroic your sacrifice, there is no honor in your. Non importa quanto eroico sia il tuo sacrificio, non c'è onore nelle vostre battaglie o nelle vostre morti. It seems that Moktok got what he wished for. Hule, your declaration. La tua dichiarazione di guerra è finita. Over. From now on, non importa dove corri, Fake Shao ti catturerà e ti darà la stessa destino di Moktok. Your tongue is
La tua lingua è più affilata delle tue, dei tuoi artigli. Don't stand in my way, child. Have your general speak with me. Fai in modo che il tuo generale parli con me. Stand down, Wadza. I am here, Hule. What do you wish to say? The Merlin's Claw. Okay. The people of the Xingzhou must be quite brave to allow a Foxian war slave with Borzin blood to ascend. La persona del Xingzhou deve essere coraggiosa per permettere a una schiava di guerra foxiana con sangue Borzin ad ascendere a posizione di generale. Nessuno si è mai fatto domande sulla tua dinastia? O i tuoi risultati erano abbastanza per convincere tutti di tenere le loro bocche si fermano, sigillate? Claiming to have family ties with the enemy sounds to me like an attempt at asking for mercy. Hule, are you begging me for mercy? Attenzione. Madonna, comunque fake show è troppo. Dire di avere legami di famiglia col nemico suona come un tentativo di chiedere pietà. I see that it is not only the ruthless blood of a wolf that courses through your veins. Non è solamente il sangue di un lupo, ma anche quello della volpe, ok? Quando ci pensi, questo era un dono dei Borzin. Qualsiasi cosa che noi regaliamo, siamo anche liberi di riprendercelo. Ti darò un ultimo invito, ti aspetterò sulla Sky Splitter. Prima che arrivi ucciderò tutti a vista, permettendo alla Luna Rossa, che si è addormentata per 700 anni, di tornare in vita, che sarebbe il suo cuore. Illuminerò questa nave con il sangue e mostrerò a tutti quanto deboli lo Xingzhou. Then I will pilot this ship through every blockade and barrier you have prepared and begin my journey home. Dopo guiderò questa nave attraverso qualsiasi barriera abbiate preparato e inizierò il mio viaggio verso casa. Ok. Questa nave sarà la base per la rinascita dei Borzin. Ma prima che finisca tutto questo, hai una chance di fermarmi o morire dalle mie mani, ok? Accetto la tua sfida. Perché nell'esatto momento in cui sei salito sullo Sky Splitter, hai messo piede nella tua, nella strada verso la tua rovina, no? Ok? Yun Lipo, il War Dance sta per cominciare e Hule sta per salire sulla Sky Split. I'm entrusting you not only with the honor of the ring, but also with the security of the Sky Split. Sta ripetendo quello che ha detto Wayan. That's easy for my grandfather to say. But this mission doesn't seem so simple anymore. Questa missione non sembra più così semplice. First round of the tournament is about to begin. I wonder how Yan Qing and the others are doing. According to the plan, I should seek out the Cloud Knight soldiers aboard the Sky Splitter. Secondo il piano, devo parlare con i Cloud Knights e vedere se hanno scoperto qualcosa. Maybe I should take a moment to meet with March before the tournament starts. Is that you, Miss Yunli? Hai notato dei lupi? Non abbiamo notato niente, ok. Although, c'è una cosa che voglio confermare con te. È un modo per identificare un Borzin? Non abbiamo metodi per distinguere tra Borzin e Foxiani. However, you can rest assured that the Clown Knights are working hard to investigate the source of forged identities. Come sono disposti i Cloud Knights on the Sky Splitter have their own responsibilities and wouldn't dare neglect their posts. Ok, tutti i Cloud Knights hanno la loro responsabilità e non uscirebbero mai fuori dalla loro posizione. Your timing is perfect, Miss Yunli. Abbiamo ricevuto un'emergenza di richiesta. Una richiesta d'emergenza. Wasn't on the Sky Splitter Starskiff registry, but
All the documentation checked out. La richiesta non era sul registro, ma tutti i documenti erano a posto. The Starskiff is using the contestant docking. No need. You have your own. I have to check on this. Quella di Uley, no? March, it's me, Yuli. Marz tutto bene? She's still a nervous wreck. Povero Marz. You still seem nervous. Sembra ancora nervosa. Wasn't this nervous before? Stare da sola qui. Non posso smettere di pensare a tutto. Non solo prendo parte nel war dance, ma ho una missione così importante da portare avanti. Grande Rocco. Marz, calmati. Non preoccuparti della missione, sono qua anche io. So che Wayan ha detto che devi rappresentare Luofu come Ring Master, ma non lasciare che ti... non lasciare che ti spaventi, ok? You are a nameless of the Astral Express. You have always been free to come and go. Sei sempre stata libera di venire e andartene come vuoi. Why? Perché sei salita sullo Sky Splitter con me? When my why? È perché volevo che il War Dance andasse bene, ok? Per i nameless, anche se siamo solo dei visitatori. È qua che ho incontrato i miei due maestri, però. Ok, ho fatto diversi amici. Va bene, Marz. Ok, Marz, va bene, ho capito. Ok, andiamo a incontrare Uley. Uley contro Yun-Li. Routine inspection. All passengers, please prepare for an inspection. So this is the suspicious starskiff. Dove sono andati i passeggeri? Where did the passengers go? I'm going to count down from 10. If you do not come out, I will destroy the ship. Sono uscito fuori, distruggerò la nave. 9, 8, 7, 6, 5. Time is running out. Ha contato velocemente. 3, 2, 1. Wait a second. Ah, Yanxing, è vero che per ordine di Feng Shao è venuto qua. È solamente un'ispezione di routine. Non stavi per distruggere la nave, sorella. È un'abitudine della Zuming. Non sei un Boris, in vero? Wait, even though the Borisen can disguise themselves. They can't turn into someone as short as you. Put your sword away. Anche se i Borisin possono trasformarsi, non possono trasformarsi in qualcuno basso come me e niente. Didn't little Yenqing claim he was going to give up being the ringmaster and go on the hunt instead? Help shoulder the general's burdens? Il piccolo Yenqing non aveva detto che si sarebbe arreso a diventare ringmaster e sarebbe andato a caccia, e sono a caccia. The Borisin on the ground suddenly launched an attack. General Fei Shao was concerned that this was all a diversion by Hulei. So I requested to come to the Sky Splitter and provide support. I can't believe you ended up back here on the Sky Splitter after running around all over the place. È troppo tardi per entrare nel torneo adesso. Ma non è qua per il torneo, madonna. Our disciple March is taking your place as ringmaster. Secondo i piani di Wayan, Marz sta prendendo il tuo posto come ringmaster, non sei orgoglioso? When I first heard the news, ero sicuramente orgoglioso, ma sono anche preoccupato. More manpower is always a good thing, since the Sky Splitter. Sì, ma qua, qui si stanno catteggiando. Ecco. You should know what's happening. Does it feel like the Sky Splitter is slowed down? La Sky Splitter ha rallentato. Come with me. We need to check. Dobbiamo controllare la stanza. Ah, tu è la stanza dei motori, no? Ok. Oh santo dio. Ok. Ah, Uley time. The war dance is about to begin. Contestants, please make your way to the arena. The engine room is just up ahead. Let's go. Wait, what?
Perché non c'è nessuno? L'inizio della fine. They're over here. And you should be lying alongside them. Don't worry, children. There's plenty of space. C'è un sacco di spazio per nascondere i vostri corpi qua. Even though I truly hope that the war dance would go ahead. Anche se speriamo che la war dance sarà andata avanti ininterrotta. Now that these guys have finally shown up, it's a huge weight off my mind. Bring it on, you abominations! Attenzione! I hope for an end to strife in the world. Harmony and unison. Tonight, stars echo. È incredibile, non importa che team faccia. Va sempre là. Non importa che team venga fuori in qualche modo, va sempre bene. Se abbiamo trovato due lupi nella stanza dei motori, significa che ce ne sono ancora di più che sono infiltrati nell'area. Il war dance è già iniziato. I Boris useranno la cerimonia per iniziare il loro massacro. Vai, Napo! No, dai. No, 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 skippa, skippa, skippa! Oh, oh. Vai, Yun Li! Ciao, Napo! This way. We're not too late. Stanno dando il benvenuto. Mi introduciamo all'ospite, ok, no, al presentatore più conosciuto dell'universo, Albert. Invitiamo il nostro ospite speciale Albert nello stage per avviare il war dance ufficialmente. Molto bello. Ma non è manco iniziato, come fa a finire? From this moment on, the sky splitter belongs to me. Da questo momento la Sky Splitter appartiene a me e per voi spettatori ho preparato un vero combattimento fino alla morte. Mi dispiace, ma gli spettatori che stavi aspettando non sono qua, sono tutti qua venuti per vedere te. Eravate già pronti, ok? Ok. Red Dual Hours. Ah, Jing Yuan, ok. Surround your enemy, but leave one side open. Circonda il nemico ma lascia una strada aperta. Questa è la tua strategia per assicurarci che il war dance sarà tenuto come sempre. When Hulei escaped, we should have cancelled the war. Quando Hulei è scappato avremmo dovuto. Ah, Jing Yuan Fai, vedo qui, ok. Quando Hulei è scappato avremmo dovuto cancellare il war dance immediatamente.
likely to become targets. Nessuno può predire dove una bestia come lui attaccherà, ma i festival delle celebrazioni come questa sicuramente diventeranno un target. Preparations for the war dance were in the works for so long, I couldn't bear to announce its cancellation. So I thought, if the show must go on, then let it go on. Ma le preparazioni per il war dance stavano andando avanti da troppo tempo, non potevo sopportare l'annuncio della sua cancellazione. Quindi ho pensato, se lo show deve andare avanti, facciamolo andare avanti, ma non significa che il war dance che teniamo oggi deve essere l'evento reale. All we need to do is swap all the spectators and contestants aboard the ship with Cloud Knight soldiers, and the Sky Splitter soaring high above will become the ultimate battle. Tutto quello che dobbiamo fare è switchare gli spettatori, i partecipanti sulla nave con dei soldati dei Cloud Knights. E la Sky Splitter diventerà il campo di battaglia per la nostra caccia. But what do we do if Hule is not planning to attack the Wardens? Cosa facciamo se Hule non pianifica di attaccare il Wardens? Allora dobbiamo attirare la sua attenzione alla Sky Splitter, ok? Clear all transport lanes and cut down Starskiff traffic. Then, when the time comes, there will be only one ship in the sky and he will have no reason not to. Ok, faremo in modo che la Skyfaring Commission faccia sparire tutte le navi e tutto il traffico, in modo che l'unica nave disponibile che avrà davanti a lui sarà la Sky Splitter. General Fei Shao will be in charge of scaring the wolves and cutting off their other means of escape. Fei Shao sarà in carica di spaventare i lupi e far fuori tutte le sue vie di fuga, facendogli pensare che questo sia il suo miglior modo di andarsene. Given that the Borisin already have insiders on the Law Fu, I will be in charge of putting pressure on them. Dando per scontato che i Borisins hanno già degli insider, degli intrusi nello Fu, sarò in carica di mettergli pressione, facendoli concentrare solamente sulla loro sicurezza. Very good. Then I'd better dust off my weary bones too. Andrò nella Skyfaring Commission per fare da guardia al Jade Gate per assicurarmi che le cose non vadano fuori controllo. Attenzione, vediamo Huayan combattere, ti prego. Sapere che Huayan è l'ultima nostra linea di difesa mi rassicura. Please, fammelo vedere. Questa caccia farà capire a Uli che le frecce dell'Hunt saranno sempre un passo in avanti agli abomini dell'Abundance, ok? That jolt just now. What's going on? Mazzo Sam anche qua che diceva, ma che cazzo? Based on General Huayan's orders, it's time for me to take action. I Borisin devono essersi veramente infiltrati nella Sky Splitter. In base agli ordini di Huayan, è tempo che io mi muova. Che ordini ti ha dato Huayan, Marz? Ah! Non siete dei Cloud Knight che fanno finta di essere Borisin? No! Siete dei veri Borisin? La sciallanza! La sciallanza di Marz 7. Il fatto che Marz 7 sia super scialla davanti ai Borisin comunque dice un sacco di cose. Guess what? Questo è uno dei migliori team che potevi dare. Ah, ma Marz è senza niente. Ma non è vero. No, ma Marz non c'ha gli Eidolon. È zero. È troppo triste questa cosa. Marz sa di avere a plot armor. Il piano diceva che se lui appare in Cloud Knights avrebbero fatto di tutto per sopprimerlo. Ok, Marz sta cercando Yuli. Master Yen Qing, what are you doing
I was concerned about ero preoccupato per la sicurezza della Space Splinter. Yenching, the wolf you are hunting is standing above us in the war dance ring at this il lupo che stai cacciando è sopra di noi nel campo. This war dance will not be seen by the people of the Sienjo. Nor will it be just a ceremonial sword. Marzo sei pronto? Sì, dai, ok. This is a battle to the death that offers no honor, only mortal danger. I am March 7. Okay, I guess. Please, I am March 7th, a sword master who will represent the Law Fu in glorious battle. Oh, santa madonna. Okay. Yun Li, Miss March, may your blades be sharp, and your victories glorious. May your blades be sharp, and your victories glorious. Yun Li sembra preoccupata. Let's go and make this a quick victory. Cioè, legge pacchinguro dei nemici, intrappolato per 700 anni, mai morto sotto tortura, ha fatto fuori non lo so quanti membri dello Shanzo. C'è Marcio che fa, ma vabbè, cazzo, per fuori. Andiamo. spero che lo veda. Ok. Aide, questo è il war dance per la caccia a Hulei, ok? Fammi vedere la reazione di Marcio dopo che lo vedi, ti prego. Such weakness is truly pathetic. Non ce l'ha fatto. Ah, ma così? Ah, ok. I've been waiting a long time for this, Hulei. Remember this! My name is March 7th, Ringmaster of the Law Fu. Does the Sienjo Law Fu not have any worthy warriors? I wouldn't let my guard down if I were you. It's about time this old wolf tasted defeat at the hands of a young cub. È bellissimo che sono Yun Li, Yanqing e Mart contro Hulei. Time to play the next key. Harmony and unison. Fermo. Stars echo. I could take 10 of you. Nice job. Applicate le stack di Bloodlust, le stack, ok, se vado. Vado tutti i target, eccetto questa unità, action delay, ok. Quando un'unità amica lancia un attacco, applica una stack di Bloodlust, alle unità amiche che possono entrare, ok. Quando Hulei nel Moonrage State applica un attacco di High Rate to Hulei dopo ogni attacco lanciato dalle unità nemiche. Se Hulei usa un attacco, applica un attacco di High Rate dopo ogni attacco usato dalle unità, riduce un attacco di High. Ma cosa che fa? Quando un certo numero di High Rate Stack viene raggiunto, Hulei rilascia il Looping Chase Course of Bloody Gleam e rimuove tutte le stack. Ah, ok. Add summon the pack to the action order. Ogni volta che prende azioni evoca Saber Call Wolf. Ah, evoca nemici. La speed di Hulei aumenta per ogni Wolf Trooper presente sul terreno. Ok. Sure, I'll play along. Time to show you Azure Dragon, White Tiger, Gliscard. Ma non cambia niente, Mappo, perché una volta che leggi prima ti serve anche per dopo. Pensate che una piccola imboscata è abbastanza per sconfiggermi. Ma che figo, cara!
Aumenta la speed al 40%, mentre in questo stato Uli guadagna i right e può essere più. Ma che super figo è! Madonna santa! Ma sì, sono gli stessi, ma... Ma è fighissimo. Bust, or maybe I'll take it all. Not very sportsmanlike. Watch your head. No dirty better. Tricks, all right. Watch your head. Speravo di vedere qualcosa, ma... Ma no, il re del ramen, cazzo. Wow. Oh, cazzo. Secrets are a weapon that a hunter cannot live without. I segreti sono un'arma. Those that have no secrets. Ora qua un cazzatore non può vivere se non prende me. Cut open. Quelli che non hanno segreti non sono altro che preda. What you're saying is, in your eyes, I am no more than. Ai tuoi occhi non sono altro che una preda che ha esaurito tutti i suoi segreti e sta aspettando la sua morte. And is simply awaiting its death. Do you think you have some other escape route? Pensi avere via di fuga? Jiaocho, I have already peeled back your disguises and defenses layer by layer. So già tutti i segreti tuoi del tuo generale. That you and your general have buried so deep. But you have. Ma mi hai detto anche tutti i tuoi segreti. Your secrets too, Warhead. Ma non avrai mai una chance di usarli. Saranno seppelliti qui con te. Anche se sei fortunato. Will be buried with them right here. Although you are a fortunate one, after all. Eviterai di vedere il futuro tragico che aspetta il tuo generale. Sono sicuro che lei capisca il suo destino molto meglio di quanto lo farei mai tu. Un giorno sul campo di battaglia verrà battuta dalla sua moon rage e verrà distrutta dalla sua furia e trasformazione. Non even your god can save her from this fate. Although they can lead her to liberation. Neanche il tuo dio può salvarla da questo destino, ma possono portarla alla liberazione. Cioè Lan non può salvarla, ma può ucciderla. And the only way to save her is here. No, Dei sta parlando di Yoshi? No, wait. Sta parlando di Yoshi? L'unico modo per salvarla è quando è nelle mie mani? Sei tu leader o io? Or am I? Are you really that certain of your own judgment? I must leave, Foxian. But devo andarmene prima che lo faccio, sai cosa devo fare, vero? Do, don't you? Drink blood wine. I hear it is a Borisin custom to kill prisoners. Bere sangue? So che è un'abitudine di Borisin uccidere i prigionieri e bere il loro sangue prima della battaglia. You really did put hard work into researching us. It is a shame that this is where your journey ends. Cazzo, davvero?
Are you the healer, Jiao Zhou? Is there anything that I can do for you? I heard that you saved me. There's no need to thank me. If you're a healer, puoi curare la mia moon rage? Cure my moon rage? And what if I can? E anche se posso? Do I just sit back and watch? Mi siedo e guardo mentre tutto in battaglia a morire. Listen to me, child. La tua condizione non è adatta per il campo di battaglia. It's not suited for the battlefield. Okay, then. Allora puoi curare la guerra? Cure war? Cazzo. What are you talking about? I'm just a healer. All I can do is. So all you can do is heal us and let us go cure war. Tutto quello che puoi fare è curarci e lasciare che noi curiamo la guerra. Such arrogance, young lady. This war has been waged for thousands of years and it will only continue. Tutto quello che raggiungerai sarà farti ammazzare. All you will achieve is getting yourself. Questo è quando ha salvato Fake Shaw da piccolo. You healers work yourselves to the bone to save people. Even though there will always be sickness and death. So we will also keep fighting. I cannot speak for the dead. But I know that General Yueyu, as well as all the warriors that never returned from battle, will not have died in vain. Non posso parlare per i morti, ma so che la generale Yueyu, quella prima dello Yoshin, come tutti gli altri guerrieri che non sono mai tornati alla battaglia, non sono morti in vano. They fought so that others could make it home alive. Hanno combattuto così che altri possano tornare a casa vivi. Le tue azioni non sono diverse. Jiao Zhou, this is an order. Cure me! Jiao Zhou, questo è un ordine, curami. Wait, what the fuck? Come facciamo a far bere un lupo del veleno? Ti ho già detto la risposta. Those who have no secret. Cazzo, si è messo lui, ha bevuto lui del veleno, così gli era passato a Wuley. Perché aveva fatto il paragone, come facciamo a far mangiare dei peperoni verdi a un bambino, li mischiamo con altro. Enjoy the taste of my fresh blood. Goditi il sapore del mio sangue. Sfortunatamente non sono un uomo senza segreti. Ho ancora un piccolo segreto. I still have one little secret hidden up my sleeve. Tumble dust. I drank it a while ago. And the poison is already flowing through my veins. Sooner or later. You will begin to feel the effects. E tra l'altro è il veleno che aveva detto, di cui stava parlando Jiao Zhou, quando ha incontrato March 7, Yan Xing e Yun Di all'inizio. The most lethal poison known to this world. È il veleno più il veleno più letale conosciuto a questo mondo. È in grado di salvare vite. E quindi è in grado di essere chiamata una grande medicina. Farò del mio meglio per curarti, Big Show. Ho mantenuto la mia promessa al costo di questa vita insignificante. Cazzo, davvero mi. È morto Zhou Zhou? Brutti ricordi col ghiaccio, Wuley comunque. Wuley's movements are slowing down. This is our chance. Mi sta venendo rallentato dal veleno, no? Okay. Brutti ricordi col ghiaccio comunque. I could take 10 of you. Nice job. Show me what you can do. I'll get the fearless knows not fear. Watch your head. Jingliu vibes. Tonight, stars echo. Cazzo, ma lo so, però mi dispiace, porca va. Ma santo Dio, mi scatto, davvero.
not mean we cannot be overpowered. Hulei, take a good look. Il potere dei Cloud Knights è nella mia spada. Salare. Poggers! Attenzione! Porca vacca! Attenzione! Con le dita! Grande Lore. No, raga, Yanxing ha bisogno di una. Yanxing ha bisogno di una vendetta. Yanxing ha bisogno di. Yanxing ha bisogno di. Ha bisogno di una versione 2, raga. Non è possibile. Ha bisogno di una seconda versione, per forza. Gitra non so quando finisce. I Cloudlands si stanno ritirando mentre parliamo. Lieutenant Yanxing, how are you holding up? Mi hai salvato la vita. I wouldn't want General Jing Yuan. Non avrei voluto che Jing Yuan perdesse il suo discepolo. When I sensed that Hu Lei was not on the ground, I raced to get here as quickly as I could. Ah, Yanxing hype, madonna. I would arrive late to the battlefield for the first time in my life. Che avrei immaginato che sarei arrivata tardi nel campo di battaglia per la prima volta nella mia vita. O forse eravate troppo veloci per me. In the best case scenario, you would team up and hold this beast back while protecting yourselves. Come. No, in realtà mi sa che non sa ancora di. Non sa ancora di Zhao Shou, però. I was so scared. I thought you Yanxing. That was amazing. The final blow you dealt to Hulei. How have I never seen that Attenzione, before? Attenzione, Yun Li. Eravamo, siamo stati veramente noi a battere Hulei? Was it really us who defeated Hulei? It must have been our awe-inspiring righteousness that struck fear into his heart. Sì, Marz, sicuramente tu gli avrai messo paura a Hulei. Con il tuo grandissimo aiaia. What's the point of worrying about these things? Perché dovremmo preoccuparci di queste cose? Chi se ne frega del perché si è indebolito? Such an unforgettable plead. So similar to the one wielded by that woman who defeated me all those years ago. Una spada indimenticabile simile a quella portata da Jing Liu. Over 700 years have passed, and I thought I would have a way to overcome it by now. Attenzione, Jing Liu. Oh, Jing Liu è stata 20 minuti con Yanxing, è bastata avanzata. Stop struggling, Hulei. There's plenty of C'è un sacco di tempo perché tu venga torturato ai tuoi rimpianti quando tornerai nella Shrek in prison. Yes, I was defeated, but this was not unexpected. Sono stato sconfitto ma non me l'aspettavo e in ogni caso ti sei ancora mostrata Fake Show. Wait, what? Fuoco qua? Vabbè. Ma devo usare gli Yanxing? No. Same project again? Oh, with you here, I've got nothing to worry about. Va bene, Venturi. Usalo però, no. Oh, I have looked forward to this for so long.
Our little hunting game has finally reached its climax. Te l'ho detto prima che avevo una strada pronta per te. You've doomed yourselves. As I meet my demise, so shall the entire Sianjola. Si è strappato il cuore. Ah, funziona anche così. Ah, si è suicidato. Questo è il cuore del capo dei Boris. Sì. Un prodotto degli orsi, sì. Ok. Ah, lo vuole consumare? Se la situazione cambia, devi affrontarmi, no? Ok. È perché questo significa che diventa lei capo dei Gorisin e quindi ha tutte le trasformazioni. Porca vacca. Ma muore anche lei? General. Sta consumando letteralmente il cuore. Ho capito. Sta consumando il cuore dei Gorisin. Ha perso il controllo. Ok. Die, Borison. What? We clearly don't have wolf ears. Dangerous thoughts. Okay. Resonate once more. Però ho pullato anche il gioco. I will not allow any of you to leave the Sky Splitter. Ok, è bello che è un po' un reminder di quello che è successo anche nel suo trailer. No? Ok, praticamente in qualche modo ora il cuore del capo dei Borisin deve diventare o la sua morte o la sua salvezza, no? Ok. I hope for an end to strife in the world. Ok, sembra abbastanza easy. Scappiamo o combattiamo? Dopo tutto questo pensi che scappare sia un'opzione? Oh, Yanxing! 10 punti, era come. Going all in. Tabs on me. Tonight. Tonight. The stars echo because of me. Va sempre a morire a sentire Robin quando tu stai scelgo. Attenzione, Marcia ha cambiato arma. Ma la missa. Bro, non. Nessuno può vivere per sempre. Questa volta devo rompere la mia promessa. What?
Ok, qua rientriamo nel discorso trailer, no? Quindi combattimento con se stessa in un certo senso. O meglio con Is this the sky splitter? yeah. Or somewhere else? Lieutenant Yenching, you are to enforce the Cloud Knight's military rules. Understood. We can't let her get away. Snap out of it, General. You always leave the hardest battles for yourself, even now. Grazie, Ellie. Non è strano che come tuo nemico ti capisco meglio dei tuoi alleati. Questa rabbia mi ricorda il sapore. Non è mai stata la vittoria che cercavo, ma la caccia. Prima di ogni caccia faccio delle preparazioni per sconfitta, per la sconfitta e la ritirata, ma non questa volta. Questa volta la sconfitta era esattamente la fine che stavo cercando. Quando ho sentito la tua storia da Joshua ho realizzato che ha sempre nascosto un segreto e che neanche lui stesso ha capito il significato di questo segreto. Lo accetto. Ok, è tipo un self-analisi di Fiction. Ah, si possono spaccare. Sono sicuro che le persone allo Shenzhou ti hanno mostrato queste scene familiari diverse volte, ma ti hanno mostrato solo quello che volevano che tu vedessi. Ti hanno fatto combattere per salvare il debole. Ma non ti hanno mai detto, ma quello che non ti hanno mai detto, è che quando tutte le pretese di gentilezza e compassione sono tolte, questo è come l'universo dovrebbe essere. Quando lo Shenzhou è debole, fanno la vittima così possono vincere la tua simpatia. Quando sono forti, ti rendono la loro Avenger e ti fanno combattere in nome della giustizia. Questa è la tua ombra del dubbio. Ah, perché ha paura che il Moonrage abbia le conseguenze che sta vedendo adesso, no? Le tue azioni non sono diverse da quelle degli abomini contro cui andiamo. Un giorno diventerai inevitabilmente nemico dell'alleanza. Ma non ha nemmeno senso perché questo vale per tutti gli abitanti nativi di Roshanzo. È la stessa cosa perché loro hanno il problema del Marastrak a prescindere. Quindi non ha mai non succederebbe mai sta roba. Pensavi di aver trovato la libertà, rispetto e ricognizione. Ma ti sbagliavi. Sanno bene che un lupo rimarrà sempre un lupo. Bene.
Sì, chiaramente qua è cercare proprio il dubbio, che è chiaramente comunque una cazzata, e poi approfondire su quello, cioè spingere su quello. La tua più grande paura sta per diventare realtà? Stai per diventare un nemico dello Shenzhou? Questa è la tua paura, diventare un nemico dello Shenzhou? Sono solo fantasmi. Ah, qua la sta facendo immaginare come il capo dei Boris. È tempo che tu torni al branco, Fiction. Non importa quanto odio hai per i Boris. Non importa quanto ci consideriamo nemici. Ti mostrerò la strada come hai immaginato. Ti mostrerò la strada che non avresti mai immaginato fosse disponibile per te, solo perché hai fatto una scelta. Hai divorato la Crimson Moon, il cuore, quello del capo dei Boris. E quindi puoi diventare il capo dei Boris. I discendenti di Durant sono venuti a salvarmi, speravano con tutto il loro cuore che una volta che avessi riguadagnato la mia libertà, sarei stato in grado di cambiare le sorti della battaglia e cambiare il destino del nostro popolo, permettendo che i Boris intorno alla loro gloria. Ma no, questo era solamente un sogno usato da qualcuno con motivi ulteriori per manipolare i Boris infantili. È la sua visione del mondo, coerente di visione. Qua mi sembra più la visione di... Questa è sicuramente la visione di Uley, no? Molto bene, Carlo. Preferiscono mettere la speranza di sopravvivenza in un salvatore immaginario per guadagnare il coraggio e la forza per combattere fino alla morte. I Boris, come quelli, non meritano altro che la loro morte. Io come prigioniero che è stato tenuto imprigionato per 700 anni, un criminale di guerra che è stato deprivato di una morte onorevole in battaglia, sarei diventato una marionetta col mio ritorno a servizio di altri. Questo è un destino che non accetterò mai. Per chi è veramente forte, Foxian e Borisin sono solamente dei nomi, no? Qualcuno che è veramente forte sceglie la sua strada. Creerò una nuova strada per me stesso, passerò il diritto di decidere il destino dei Boris in a te. Ex schiava dei Borisin e futura leader dei Foxiani. Ah, lei perde il controllo perché Zhao Shou muore, perché gli fa vedere Zhao Shou. Joshua era leale. Voleva morire per curare la tua Moonrage. Gli ho detto che l'unico modo di salvarti era nelle mie mani. Se accetti questo potere ti risveglierai da questo incubo e il tuo corpo verrà... Sarà nuovo. Da quel momento non sarai più intrappolata alla tua rabbia e i tuoi dubbi verranno tolti dalla tua mente. Praticamente se accetti il potere di Yoshi, ok? Se accetti il potere di Yoshi, che poi in realtà è tutto sto... Che poi in realtà il potere di Yoshi non era così di base, no? Cioè Yoshi, non lo so, ti ha dato tipo probabilmente una fonte di... Ti ha dato probabilmente una fonte di sopravvivenza e loro l'hanno trasformata in...
a me non basta, io voglio diventare broken col sangue poi dei Foxen e dei Boris, si è trasformata in sta roba. Cioè Yoshi di base non fa mai le cose perché vuole ammazzare qualcuno, no? L'obiettivo è sempre farli sopravvivere. Poi i Boris si hanno detto, ma sai cosa, io ammazzo tutti, verso il sangue lì, faccio cose strane, esce fuori quello. Un altro discorso. Comunque, se accetti questo marchio, se accetti la Crimson Moon, questo cuore, il tuo corpo verrà rifatto da zero, verrà fortificato, non dovrai più soffrire. Questa è la strada che hai preparato per me per diventare una nuova te? Esattamente. Siamo simili dopo tutto. Siamo entrambi mostri, nati per la guerra e moriremo per la guerra. Sono sicuro che la mia risposta non abbia bisogno di troppe spiegazioni. Mi rifiuto. Diglielo! Puoi essere chiunque tu voglia, puoi fare tutto quello che vuoi. Accetta questa verità e i Boris si inchineranno a te. Distruggili, falli sparire o insegnali come diventare servitori della Shanzhou. Puoi fare quello che vuoi. Mi chiedo se succederà veramente sta roba. Cioè, può davvero controllare i Boris in adesso? Imprimi il tuo nome nella storia dello Shanzhou? O nella loro lista dei nemici? Non hai idea di cosa desidero veramente. Ok. In order to escape the whips and shackles of the wolf masters. Quando ero bambino mi sono sporcata le mani di sangue per la prima volta per scappare dalle manette dei Borisin. Nurgle, don't stop. Keep running. I can't run anymore. Saran, are they catching up? Sono due foxiane che stanno scappando, no? È una stella cadente. Se esprimiamo un desiderio potremo avere la nostra libertà. Non so se funziona così. Sarà nel suo vero nome. Saremo in grado di scappare, vinceremo la nostra libertà e la condivideremo con i nostri fratelli e sorelle. Ah, stanno venendo entrambe seguite dai Boris, no? We ran and ran with all the strength we had. But we ended up losing each other. I escaped the hunting pack. Encountered a woman that could fly. Sono scappato e ho incontrato una donna che poteva volare, un Cloud Knight. Unfortunately, when I led her back, quando l'ho portata per liberare i miei compagni, non c'era più niente di rimasto, ma ok. Ok, praticamente la stella cadente era la freccia di Lanna, no? Che ha spaccato letteralmente tutto. Sì. Quando Lan spara è così. Negli anni seguenti ho seguito la traccia di quella luce insieme ai miei alleati Cloud Knight. E l'ho vista cadere un sacco di volte. E ho capito che quella luce non era una stella cadente che portava desideri. Ogni freccia significa che diverse vite in un mondo senza speranza stavano per essere obliterate. Eh sì, ogni volta che Lan spara, sì. Ho pregato a Lan che non avrei mai dovuto vedere una di queste stelle cadenti di nuovo. Ma hanno ignorato le mie preghiere. That's right. They never answered.
Non ci rispondono mai, ci lasciano sfogarci in questo mondo per massacrarci a vicenda. Se gli dèi che non sanguinano né piangono, che guardano silenziosamente all'alto, rifiutano di ascoltare le preghiere dei mortali, allora non abbiamo scelta che combattere per i nostri desideri. Ok, saranno quindi il nome di Fake Shocker. Tu e io siamo più simili di quel che pensi. Forse. Se una bestia è nata per la guerra, morirà per la guerra. Cos'è che cerchi, Woolley? Perché combatti? Combatto così che posso trasformare le stelle in un luogo selvaggio in cui i Boris possono girare, no? Io invece combatto così che un giorno non dovrò mai più testimoniare un'altra stella cadente che cada sul terreno. Così che un'altra persona possa vivere e tornare alla Yoshing con me. Ok, praticamente ho capito il concept per fare di Fake Show. Combatto io e faccio io in modo che Lan non debba mai più sparare. Non debba mai più sentire il bisogno di sparare, no? Vuole fare lei il lavoro al posto di Lan in modo che Lan non debba più far fuori letteralmente tre quarti del popolo dello Shanzo ogni volta che spara una freccia. Resisteresti a diventare la persona che dovresti essere? Abbassi la tua testa da un... Ti abbassi da un lupo libero a una volpe addomesticata per una persona? Allora fai così, userò le tue paure e dubbi come mio nutrimento. Ti divorerò, ok? Ti rimpiazzerò e diventerò Fake Show. Siamo simili. E avevi ragione. Even if they do not respond to me, I pray that the arrows of the hunt will pierce the heart of every monster. Questo è il... Questa è la cosa interessante dell'Hunt. Pregherò che anche se non mi rispondono, pregherò che le frecce dell'Hunt perforino il cuore di tutti i mostri. Questo è il... Questo è tutto il concept di Lan the Hunt, no? Cioè non importa che la freccia cada o chi altro faccia fuori, l'importante è che faccia fuori gli abomini dell'Abundance, cioè. Questo è letteralmente il concept di Lan, 10 su 10. The knights are sworn to protect the Xianzhou. I will uphold this vow until my very last day. Lan ha guardato Fake Shao? Holy shit, Lan ha guardato Fake Show. No. Tra l'altro la frase che ha detto prima
La frase che ha detto prima era 10 su 10 danni, letteralmente. Perché quando ha detto pregherò che le frecce dell'Ant perforino i nemici, quella è il 10 su 10 il concept di là, non importa cosa succede. Ecliptic in your beast, parte di Shadow Take Show, Reson e Tignet, Starcher, Contenance. Substance Reduction, si deve... No, aspetta, no! Grazie, Eta! Buongiorno. Vabbè, non cambia un cazzo. Bust. Grazie, Eta! Maybe I'll take it off. È interessante perché è la prima volta che sentiamo il concept intero della storia di Lan impersonificato in una persona, no? Cioè, ha letteralmente detto la frase 10 su 10 che è quella che ha fatto nascere Lan the Hunt. Cioè, non importa, non importa chi altro colpisco, ok? La cosa importante è che le frecce colpiscano e perforino i nemici che ho. Molto figo, molto figo. Allora, io di vedere le tue hit non so se ne ho molta voglia, sarò onesto. Nel senso che... sarebbe meglio non vederlo. Vabbè, non ha molta power. Potrei aver fatto dei degli errori di calcolo qua. Sto per morire. Oh, basta. Mi arrendo. Dovrei fare break a tutti, ma con sto team ce li fischiamo altamente, andiamo, tiriamo break. Mi stunna. Danno fatto meno 20%, non può essere controllato. Attacco un random target. Se il target sta per avere un debuff, è rimossa una verità. Lato resistente per questo. Beh, io tiro dritto su dei cavalli. Dai. Ah. Comunque interessante. È la prima volta che vediamo un altro PG del gioco essere guardato da un hero, vero? È già successo? Mi sa di no, vero? È la prima volta in assoluto. Figo. Dipende se gli dà qualcosa presto.
No, raga, il main character, ma non il main character. Ok, grazie al cazzo, non il main character, ok? Sto parlando di altri personaggi fuori dal main character, chiaro, chiaro. Cioè, in realtà dipende. Dipende da se gli dà qualcosa, capito? Non lo so, devo bisogno di vedere cosa succede dopo, in realtà. Però sì, quello è il primo modo. Essere guardati è sicuramente il mezzo... Ok. Non posso togliere gli HP, devo far fuori per tutto il resto. Ah no, ok, posso, ok, ok. Quante ne sai, Nambi? Quante ne sa Nambi, madonna. Questa è un'altra boss fight. Questo sono io che devo farlo fuori, immagino. Luce dei cieli. Ok. Letteralmente. General. General, you're awake. Sono curioso di sapere se adesso effettivamente ha comunque ottenuto il cuore. Penso che lo dicano. Abbiamo trovato Joshua. Ah, non è morto, sta per morire. C'è un'altra cosa che deve essere gestita. Il discorso Pantilia, immagino. Ok. I'd like to hear their explanations. Ok, Lingxia che deve sentire i V di Adara per capire chi ha dato le informazioni ai Borisin. Welcome, Miss Lingxia. I am Preceptor Tauron. Tauron, ok. Greetings, my honored preceptor. C'ho troppe domande da prima, quindi finire qua adesso è un casino, ma va bene. I brought a friend with me today. I believe you're already familiar with each other. Kiki, io me la godrei con calma, assolutamente sì. Assolutamente sì, Kiki, secondo me vale la pena. Il cuore più sicuro è comunque avvelenato. Penso che... Ah, fin non lo so, ok. Cioè, vedilo come un organo totalmente separato a caso, non ti so. Saluti, precettore. È passato un bel po' da quando siamo venuti qua. Ho portato un amico con me, penso che vi conosciate già. Beh. Tauron. Elder Tauron? I remember when I was exiled, you were on the verge of passing on. What's with this new look? Tauron, mi ricordo quando sono stato esiliato. Stavi per morire, cioè stavi per reincarnarti.
Tutto questo è grazie alla tua vecchia vita, alla tua reincarnazione. I wouldn't have had to walk such a dangerous road to free our clan. Se tu non fossi stato così, non avrei dovuto camminare una strada così pericolosa per liberare il nostro clan. Don Hung, sei tornato due volte. Ma sembra che incontrare noi fossili precettamente la tua azienda. Life does love its ironies, doesn't it? Ma ora sei qua per incontrarmi a prescindere. La vita adora le sue ironie. I didn't come here with Miss Lingxia today to reminisce. Ok, non sono venuto qua con Lingxia per ricordare i vecchi tempi. When the Cauldron Master extends an invitation, it's only proper for the preceptors to attend. Quando la Cauldron Master manda un invito, è solamente corretto che i precettori attendano. As the newly appointed Cauldron Master, there's been much to take care of within the Alchemy Commission. It's only now that I've had the chance to speak with you. Please forgive the delay, Elder. Sì, Ake, assolutamente. Come nuovo Cauldron Master, c'è stato un sacco di cui prendersi cura nell'Alchemy Commission. Ho avuto la chance solo adesso di parlare con te, ok. I sent over some evidence regarding the prison break in the Shackling prison. Non è quella dell'evento, però è quello possibile. Ho mandato alcune prove riguardante la fuga dalla prigione della Shackling Prison. Penso che tu l'abbia già vista. Yes. You sent us the remains of Mara-struck soldiers, a map of the Shackling prison. Ci hai mandato i resti di soldati di Mara-struck, una mappa della Shackling prison. È una pillola, quella che usavano i Dissipors per rimanere in forma umana. These are the remains of assassins who use cloud hymn magic to conceal their tracks. Questi sono i resti di assassini che hanno usato la Cloud in Magic per nascondere la loro traccia. L'abbiamo vista all'inizio nella Shackling, ok? Hanno assistito nella fuga dei Borisin, permettendogli di passare attraverso la Shackling Prison. That marked up map is a map of prisoners' escape routes. Videodora Craftsman once made blueprints for the prison's construction, so I imagine, Mr. Tauran, you have a similar map in your possession. This pill. Questa mappa è una delle mappe di fuga dei prigionieri. I Vidiadra una volta avevano dei modelli per le costruzioni della prigione, della Shackling Prison, perché i Vidiadra hanno aiutato a costruire la Shackling Prison. Quindi immagino che Tauran tu abbia una mappa simile in tuo possesso. Questa pillola è la Semblance Reversion Essence. Ho aiutato a liberare Uday nella Shackling Prison. So the disciples of Sanctus Medicus joining forces with the Lord Ravager to stir up trouble in the Alchemy Commission, the introduction of the Stellaron and the Ambrosial Arbor's resurrection all have something to do with the Vidiodora. La collaborazione tra Fantilia e i discepoli, l'introduzione dello Stellaron, la resurrezione dell'Ambrosial Arbor, hanno tutti qualcosa a che fare con i Vidiadra. Questo l'abbiamo visto nella quest di Bailu. L'abbiamo visto... Era quest di Bailu? Forse era quella quest in Bibitor. Era la quest in Bibitor, non quella di Bailu. E nel dibattito in 2.4 già ci davano hint che i precettori avessero qualcosa che non andasse in ogni caso. That's right. Quindi lo ammetti? Are you surprised? Sei sorpreso? Sì. Entrambi siete stati mandati qua da Jing Yuan come messaggeri per sentire la mia confessione. Ever since the sedition of Imbibitor Lune, the population of the Vidyadara has dwindled. With the High Elder exiled, a few of us preceptors had to do what we could to turn the tide. My methods might have been drastic, perhaps even incomprehensible. But it was all for one cause. The survival of the Vidiadora. Dagli eventi di Imbibitor la popolazione di Vidiadora è calata. Con l'High Elder esiliato, alcuni di noi
presentori dovevano fare quello che dovevano per cambiare le cose. I miei metodi potrebbero essere stati drastici, forse anche incomprensibili, ma era tutto per una causa, la sopravvivenza dei Vidyadar. Ma non c'entra niente, no? I Vidyadar si reincarnano. Non hanno bisogno dell'abundance per... Non hanno bisogno dell'abundance per sopravvivere. Yet the Xianzhou natives zealously forbid any plague marks and did nothing while ma i nativi del Xianzhou hanno proibito l'uso dei delle maledizioni di Yoshi come l'Ambrosia d'Arbor e non hanno fatto niente per la sofferenza di Vidyadara. Da Nang e Lingxia come Vidyadara dovreste capire la disperazione di tutte le mie azioni. No, non ha senso. Vi reincarnate grazie a Long, quindi Yoshi non serve a un cazzo a voi, cioè... I'm well aware of the challenges the Vidyadara face. Fighting for so delle sfide della sopravvivenza di Vidyadara, sì, perché una volta che muoiono non è che fanno figli, si reincarnano, quindi se muoiono muoiono, è finito, però... Combattere per la sopravvivenza non è un peccato. Ma le sue azioni sono andate oltre la sopravvivenza. Sei diventato una bestia. What? Ok, wait, io stavo pensando un'altra cosa, ma... No, penso che qua propagation non, è, non sia il path. Non penso che propagation in questa frase sia il path, ok? Penso sia semplicemente la sopravvivenza. Sì, 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 perché propagation poi indica la sopravvivenza. In realtà, effettivamente, in effetti fare tutta sta roba per... In effetti fare tutta sta roba per... fare tutta sta roba per la sopravvivenza della specie è della propagation, però, è vero. Sei diventata una bestia guidata dalla propagation. Oh. Despite calling ourselves a noble draconic bloodline, at our core, we're merely bipedal beasts. The survival of our kind is paramount. If I hadn't resorted to beastly actions, the Vidyadara might not nonostante even ci chiamiamo una discendenza da cronica nobile, siamo solamente delle bestie. La sopravvivenza della nostra specie è fondamentale. Se non avessi fatto queste cose, i Vidyadara potrebbero non esistere più. I saggi non hanno mostrato pietà. Quando Rai Elder ha abbandonato la sopravvivenza delle nostre persone, ho dovuto farmi carico dei peccati del mondo da solo. Lingxia, Don Hong, the past is behind us, but the future of the Vidyadara still lies within your grasp. La situazione sul Luofo è cambiata velocemente, come Vidyadara, dobbiamo unirci ed evitare gli errori di Imbibitor Lune. I was initially skeptical about the Vidyadara's betrayal of the Alliance, but after hearing your confession, I realized that there is no point in talking about trust. All'inizio avevo dubbi sul tradimento di Vidyadara con l'alleanza, ma dopo averti sentito, non c'è più bisogno di parlare di fiducia. Breaking the covenant of our alliance will bring war upon the Vidyadara. Even if we are able to have offspring again, what difference will it make? Rompere il patto con l'alleanza creerebbe guerra con per i Vidyadara. Anche se saremo in grado di avere figli di nuovo, che differenza farebbe? Once my plan succeeds, the Alliance will see the Vidyadara as their saviors, because both parties ultimately share the same interests. Una volta che il mio piano riuscirà, l'Alleanza vedrà Vidyadara come i suoi salvatori, perché entrambe le parti condividono gli stessi interessi. So now that survival won't convince us. You want to talk about interests. Quindi ora che la sopravvivenza non ci convince più, vuoi parlare di interessi? For a thousand years, the Alliance has been engaged in brutal warfare against the denizens of Abundance.
yet victory has remained beyond reach. Have you ever wondered why? Should the Alliance emerge victorious, they will inevitably become the next denizens of abundance. However, if they suffer defeat, the Alliance will face extinction. Per migliaia di anni l'Alleanza ha ingaggiato in guerra contro i denizens dell'abundance, ma una vittoria non si è mai vista neanche lontanamente, che non è vero. Vi siete mai chiesti perché? Se l'Alleanza dovesse uscire vittoriosa, inevitabilmente diventerebbero i prossimi denizens of abundance per via del Marastrad. Ma se perdono, l'Alleanza subirà un'estinzione. Thus, the Alliance has deceitfully upheld this precarious balance. However, I have a way to escape from this dilemma. Ho un modo di scappare da questo dilemma. The Alliance's path to salvation lies within the secret of dragon transmutation. La strada per la salvezza dell'Alleanza sta nel segreto della trasmutazione dei draghi. Imagine if there were a way to transform other life forms into Vidyadara. The Alliance would then possess an endless stream of soldiers and would not need to worry about casualties. What? Cazzo sta succedendo? Immagino ci fosse modo di trasformare altre forme di vita in Vidyadara. L'Alleanza avrebbe un esercito infinito di soldati e non dovrebbero preoccuparsi di cosa succede. Imbibitor lunare è esattamente quello che ha fatto, comunque. Cioè, Imbibitor ha creato una nuova Vidyadara. Once the war ended, these soldiers would cease reproduction, eliminating concerns of overpopulation. This is the way to salvation for the Xianzhou Alliance. The ultimate path to end the universe's suffering under the immortality plague. Only we, the Vidyadara, can achieve this. Una volta che la guerra è finita, questi soldati non si riproducono. Non farebbero figli, eliminando i problemi di overpopolazione, di avere troppe persone come. Questo è l'unica salvezza per la Xianzhou Alliance. La strada. No, la strada finale per la fine delle sofferenze dell'universo sotto l'abbundanza. Solamente noi Vidyadara possono raggiungere questo risultato. No, perché Vidyadara si reincarna. You relied on this rhetoric to manipulate the ignorant members of the Vidyadara into serving you. Ok, ti sei basato su questa retorica per manipolare i membri ignoranti di Vidyadara per servirti. Sono delusa. I tuoi pensieri e intenzioni non hanno empatia. Miss Bailu. What the fuck? Mr. Dunhong and Sister Ling Sha. Everyone's here? Ha preso Bailu come ostaggio? You think I don't know why you're really here? Jing Yuan sent you here to test me, didn't he? Allora, senti bro. C'è una cosa che non è una regola nascosta che non dice nessuno, ok? Anche se non la usiamo più, ok? Anche se non la usiamo più, Bailu non deve essere toccato. Bailu era la salvezza dei primi tempi, la gioia dei primi giorni. Vabbè, ma da... ok. Pensate che non sapete perché siete qua. Jing Yuan vi aveva mandati qua per testarmi. According to the oath between the Alliance and the Vidyadara, ora la Max. It's forbidden to spill Vidyadara blood on their own territory. Secondo il giuramento fatto tra Alleanza e Vidyadara, this oath in the presence of the Lawfu's High Elder. È proibito spargere sangue di Vidyadara sul loro territorio. Siete tutti pronti per violare questo giuramento in presenza delle Elder del Lawfu? Dragon Lady, there's no need to panic. Elder, the Vidyadara. Il terreno sacro di Vidyadara e gli Elder non devono essere usati come pedine in cambio per la tua vita. You talk a big game.
As if you have the nation and the people's best interests at heart. Parli in grande come se avessi a cuore gli interessi delle persone e la nazione, no? It's ridiculously pitiful. Ma quando si passa ai fatti usi una piccola ragazza come uno scudo. I've said it before. Una ragazzina, una bambina. We're all Vidyadara. La sopravvivenza non è un peccato, siamo tutti Vidyadara e dovreste capire le mie intenzioni. E come Vidyadara vi lascerò una soluzione dignitosa. Let the six charioteers hold a trial and sentence me to exuviation and rebirth. Lasciate Skagor's Waterscape immediatamente. Parlate con i capi dell'alleanza, lasciate che i Six Charioteers facciano un processo e mi sentenzino alla rinascita come in vivido. Così che exhibition come. Il distacco scorizione periodico del tuo. What the fuck? Ok, vabbè, comunque niente, vuole reincarnarsi. I see right through your plans, Mr. Tauron. Vidyadara Rebirth, la rinascita di Vidyadara elimina i crimini del passato. E so benissimo i trucchi dei precettori usati durante la rinascita. Potresti non essere più te, ma tu sarai ancora te. Perché hanno un modo per ritenere i ricordi della vita passata, no? I won't forgive myself for past sins under the pretext of knowing nothing, nor will I allow you. Non dimenticherò il me stesso del i peccati del me stesso del passato sotto il pretesto del non so niente, né permetterò a te di farlo. Don Hung, I've always disliked your inability to see the bigger picture. Non mi è mai piaciuta la tua inabilità di vedere il quadro completo, no? La rinascita non ti ha cambiato per niente. Miss Bailu, as High Elder of the Lawfu Vidyadara. Come High Elder del Lawfu, condividi i tuoi pensieri in questo momento. I don't wanna stay here. I'm tired. Non voglio stare qui, non voglio essere controllata. Portatemi via. Please, take me away with you. Oh, la High Elder ha parlato. I understand. Ok, sei incazzato da me. The oath dictates members of the alliance are forbidden from harm. I membri dell'alleanza. But I have long since severed ties with the alliance. Right now I'm simply a nameless, free to come and go as I please. I membri dell'alleanza non possono far del male a David Adara qui, ma non sono più parte dell'alleanza, ora sono un nameless, libero di venire e andarmene come voglio. The oath of the Senjo means nothing to the spear in my hand. Ah, praticamente dice: siccome non sono più dell'alleanza, sono dei nemici, allora ti posso far fuori e non me ne frega un cazzo. Bravo Danang. Così si aggira alle regole. Let's fucking go. Holy shit. Jesus. Wait. Do whatever it takes. È stato molto. Incazzato, madonna. Ok. May the foul stench dissipate quickly. Vabbè, Be of your body and mine. Show me what you can do. I'll give you 5 seconds. Sei incazzato. I won't do. Watch your head. I venture forth to forever. Triumphant! Vabbè, ma vai tu, è la prima regola. Bailu deve essere libera di cazzeggiare, è la prima regola. Che carini quelli. Dragon Lady, are you all right? Sì, non credo che possano fargli niente, vai, vai.
Thank you for rescuing me. You. You actually came here in person? Sei fottuto. Otherwise, I wouldn't be able to hear your lofty opinions. Sei fottuto, è finita. The public trial you seek with the Six Charioteers is inevitable. Il processo che cercano con i Six Charioteers è inevitabile. I'll write to the Sage Queller of the Fong Hu. With her hatred for evil, I'm sure she will make a just decision. In più scriverò alla Sage Queller del Fong Hu, che è un'altra generale, by the way. Però sappiamo che è una donna, tra l'altro. Abbiamo un'altra conferma. Ok. Quindi la generale del Fong Hu è una donna. Ok. Che se non sbaglio... Aspetta, prima di dire una... fatemi andare a controllare. Non vorrei che fosse esattamente... quella che è sia una Yelder che una generale. È lei... Aspetta. Aspetta. Fangu, Fangu. Mm-hmm. Confermo. Ora ho capito perché ha senso. La generale del Fangu è sia la generale dell'alleanza che la Yelder dei Vidyadar. Quindi è stra importante anche tra i Vidyadar in realtà. Per quello che dice, scrivo anche a lei, che praticamente è la figura più importante tra i Vidyadar. Per dire ok, sei fottuto. Adesso se è lei, she will earn the respect and assent of all the Vidyadar on the Lafu. In terms of martial prowess, you indeed have. Grazie, Uto. But if you're under the impression that this advantage can be used to settle the score with us preceptors, ah, that's quite an overestimation. In termini di forza, sicuramente avete il vantaggio, ma se siete sotto l'impressione che questo vantaggio possa essere usato per sistemare le cose con i precettori, vi sbagliate. Given the Vidyadara's foundation within the Alliance, do you really think you can do anything to us? Viste le fondamenta di Vidyadara nell'Alliance, credete di poter fare qualcosa? No. Credete di poterci fare qualcosa? I'll take all the blame and become the scapegoat. Come ho menzionato, mi prenderò tutte le colpe e diventerò il capo espiatorio. With the secrets I possess, the interrogation alone will take an eternity. And in the end, through various exchanges of interest, I am certain to survive. You understand this better than anyone. Quei segreti che ho, l'interrogatorio per l'interrogatorio ci vorrà un'eternità. E alla fine, attraverso diversi scambi di interesse, sono sicuro di sopravvivere. Capisci meglio questo di qualsiasi altra persona, visto che è l'arte dello scambio che adori usare, no? Lastly, a word of caution to you. I heard that Hulei has escaped from prison and is headed directly. Ti avviso anche, ho sentito che Hulei è scappato dalla prigione e sta andando sulla Sky Splitter. Un bagno di sangue al Warden sta per succedere. Però Jingyuan ho predictato che aveva predictato tutto ancora prima di sta pazzo, madonna, cioè. Regrettably, Mr. Tauron. The Sky Splitter only hosted Cloud Knights. Purtroppo la Sky Splitter oggi aveva solo dei Cloud Knights come spettatori e nessun pubblico. And just moments ago, Hulei was executed by the Cloud Knights. Hulei è morto. Cazzurini. Ah, operazione finita. Ok. Nell'Alchemy Commission. Miss Mars. What?
ero solo in bagno. And you've already arranged my death? Hey, can't you play some normal games with Dragon Lady? Non zombie. Are you amused? All right, enough playing. It's time to visit my master. Ok, dobbiamo visitare Sbirillo e Sbirilla. L'infermeria è lì, puoi andarci da sola. Ok, venite a visitarmi quando avete tempo. Next time, let's not play overly realistic make-believe with this doofus. Well, there's not much I could do. General Feixiao didn't really give me any chance to shine during this wolf hunt operation. True, non abbiamo fatto una mazza di niente nell'Ofu. Actually true. Non abbiamo fatto assolutamente niente nello Shanzo. Actually true. If I had been in the ring, I could have knocked down 10 Hulays with just one strike. Va bene. Stai zitta, Stel. Ma va a cagare. Ma va... Vai, adesso non esageriamo. Avrei potuto far fuori 10 Hulay con un colpo solo. Va bene, Stel, va bene, va bene. You sound exactly like Master Yenching. But for now, both he and Yun Li have been forced to go to the Alchemy Commission for some well-needed rest. Ok, sono esattamente come Yanxing. Sia Yanxing che Yun Li sono dovuti andare nell'Alchemy Commission per riposare. I'm the least accomplished in swordplay, but I came out unscathed. I really ought to thank my masters for taking all the blows on my behalf. Ok, ci sto. Chiedi a Lingxia delle condizioni di Yanxing. Vorrei sapere com'è andata a finire con... Vorrei sapere com'è andata... Quando finisco gli tre? Vorrei sapere com'è andata a finire con Big Show. The beloved trailblazer and the charming March 7th. Casualmente, sempre riferimenti alla bellezza di March 7. Hm? Casualmente. You came to the Alchemy Commission today. Oh, anche il cuoco, è vero. You are here with March to visit her masters, aren't you? Ok. Exactly. How Yun Li e Yansho penso stiamo bene. Unfortunately, only one master is here. I'm doing fine. Yanxing non ce l'ha fatta. Hey, what's your words? Don't you jinx my master? His injuries weren't that severe. Yanxing ha bisogno di più tempo per riposarsi. The intense battle with Hulei, and then with General Feixiao. The rigorous sparring session with her. Master Yun Li, didn't you also engage in combat? Non sei andato in combattimento anche tu, perché solo Yanxing è collassato. The little babies from the Luofu just don't have the immaginavo. Kids from the I bambini del Luofu non hanno la resistenza di quelli dello Zooming. I heard from Modza about the tough battle against the wolf troopers. You fought alongside Modza. Did you get hurt? I nemici sono stati fatti fuori principalmente da Fake Shout. I heard a few versions of the story from the Cloud Knights who were there. Mm. The number of wolf troopers? Went from a few dozen to thousands. And the number keeps rising. It's becoming more absurd by the minute. Yun Li, go and lie down. Got it, Lingxia. Subito. Vai a stenderti. Ok. What about that okay. Smiley fox healer? And the guy with the hood? Thank goodness you and the others found meno male che avete trovato Joshua. Ha aperto un sacco di sangue, doveva riposarsi. He and Maoza. Sono entrambi feriti. Li ho dovuti confinare con, di forza nell'Alchemy Commission. Okay. Tutti e tre degli Yuxing sono feriti gravemente. Ma fortunatamente lo fu a Bailu, ok? Ah, quindi sono stati curati a Bailu, ok? Andiamo a trovare Fake Shao. Okay. Normalmente direi di no perché devono riposarsi. Fake Shao se n'è appena andata alla stanza. Penso che io non lo sappia, ma so tutto quello che succede nell'Alchemy Commission. The Lunar Essence Depths might be your best bet. The Lunar Essence Depths.
The sound of those footsteps. They must belong to General Feixiao. Questi sono dei Boris in sottofondo, panta. What a coincidence. Someone else who refuses to listen to the doctor. Qualcun altro che si rifiuta di ascoltare gli ordini del dottore. Well, being a doctor myself, essendo un dottore, I don't think my knowledge of my own body is inferior. Non penso che la conoscenza del mio corpo sia inferiore a quella di Bailu. The healer does not heal himself. Leader non si sa, non si autocura. I'm sorry, Zhao Zhao. Non pensavo che avessi usato il veleno in quel modo. What a miscalculation. If only I'd found you sooner. If only I hadn't sent you to the shackling prison. The way you're speaking, is this really the Feixiao I know? Or could it be a... Il modo in cui parli, questa è la Feixiao che conosco? O è un assassino dei Boris che imita la tua voce per prendere la mia vita? Zhao Zhao. Your eyes. You can't see anymore. Ha perso la vista? I can still clearly hear the sound of the waves. Posso ancora sentire il suono delle onde. Don't blame yourself. You know what I'm more concerned about. Il tuo corpo ha avuto dei cambiamenti dopo il Crimson Moon, dopo il cuore quello dei Boris. I'm not sure. There don't appear to be any changes. Non sembra che il mio corpo abbia cambiamenti, ma i molti dubbi che avevo sono spariti. I never thought I'd live to hear you discuss your health again. But thanks to Mosa and that child. Il prezzo che ho pagato sembra niente rispetto a quello che abbiamo raggiunto. I hold no grievances, Feixiao. I am content. I don't know how to offer words of comfort, nor do I know much about curing others' ailments. I am just non so cosa dire Feixiao perché giustamente ne ha sofferto parecchio. And I for an eye. Cazzo, hai detto due frasi in tutta la storia e in tutti i casi è la peggiore possibile ogni volta, cioè è impossibile sta roba. No, un occhio per un occhio, no, cioè sei veramente... No, non c'è modo. Cioè questa era tipo la peggior frase possibile a dire in questa situazione. In questo universo deve esserci qualcuno che può curare i tuoi occhi. Ah, si ripete il ciclo. Il pericolo dietro tutto sto casino deve ancora essere gestito, no? Hai già delle idee? Dilla. The resurgence of the Sanctus Medicus and the gathering of the Borisen. La rinascita di Sanctus Medicus e la raccolta dei Borisen sono delle distrazioni che servono a distrarre l'attenzione dell'alleanza. Unfortunately, they picked the wrong fight this time. Once we return to the Yaoqing. Fortunatamente hanno preso la battaglia sbagliata questa volta. Quando torniamo sulla Yaoqing, guiderò personalmente i Verdant Knights in battaglia. Destruction? I vow to take down a Lord Ravager and teach the ruined legion the true meaning. Fatemi vedere Fantilia qua. Ok. Un occhio per un occhio, ok. Occhio per occhio. Voi avete fatto casini e io faccio fuori un... Cazzo, dire faccio fuori un Lord Ravager ce ne può, ce ne vuole. Te la senti ora che t'ha guardato Lan, te la senti ora. Te la senti ora, Feixiao. T'ha guardato Lan. Va bene, va bene. E adesso vengo io. La domanda è chi? I knew it. You've always been
so impatient. Però se ho capito, lo Shanzo è Fake Shao che va in guerra contro la Destruction. I apologize for my tardiness once again. Arrivate in ritardo. The Alchemy Commission detained me for some time for a health examination. They released me only after. Non lo sappiamo, Arle, però essere. Non lo sappiamo, però essere. È la prima volta che vediamo un altro personaggio al di fuori del Trailblazer essere guardato da un Ion, direi. Oltre che lei ha letteralmente raccolto il concetto di LAN 10 su 10 prima di essere guardata, quindi è interessante, però non, è un po' difficile. General, seeing you safe and sound. Speravo di vedere Wan. Ulay's escape caused significant upheaval and forced the war dance to be put on hold. A truly unforeseen. Niente di utile. Before Master Diviner Fu Xuan's departure for the Yutre, I consulted with her about the war dance. She left a note stating the hexagram oscillates between thunder and heaven. Prima che Fu Xuan partisse per la Yue, mi sono consultato con lei. Ha lasciato una nota che diceva: l'hexagram oscilla tra i tuoni e i cieli, che è un segno di grande potere, assicurandoci che avremmo navigato con successo attraverso le sfide e le difficoltà. Mi ha consigliato di fidarmi delle abilità della generazione dei giovani e lasciargli la guida. Sta parlando di Yanxing? It's just the Xianzhou Luo Fu's long-standing duty of keeping Hulei imprisoned ended with his death on the Sky Splitter. This event is la missione del Luo Fu di mantenere Hulei imprigionato è finito con la sua morte sulla Sky Splitter. Questo evento sarà oggetto di critiche da parte dei ranghi alti dell'alleanza. However, che sono i Sicilian. La fine di Hulei potrebbe essere una benedizione. Comunicare questa novità potrebbe calmare la rinascita o comunque la. Sì, un po' l'insurrezione dei Borisin. Ok, e abbassare le ambizioni di chi volevano prendere vantaggio di qui del suo ritorno. Hand over Hulei's remains to the Xianzhou Yao Qing, and I'll handle the explanations to the Alliance. Date i resti di Hulei alla Yao Qing e gestirò io le spiegazioni dell'alleanza. But what about the war dance? While vabbè, la war dance ora la fanno. Was a success, the events on the Sky Splitter remain a secret. However, the news of the Borisin's attacks on the streets will spread like wildfire. Le novità degli attacchi dei Borisin sulle strade si spargerà a prescindere. Il war dance è stato interrotto, quindi deve essere ripreso. As for the people who witnessed the attacks, beyond placating them, we also need to show them the Xianzhou. Mentre per le persone che hanno testimoniato l'attacco dei Borisin, a parte che placarli, dobbiamo mostrargli dobbiamo mostrargli che i Cloud Knights continuano senza paura. On the war dance is opening day. Rogue Borisin attempted to stir up panic, but were swiftly neutralized by the Merlin's Claw and the Cloud Knights. A genuine tale of heroism. Okay. As Elder Huayan suggests, the Luo Fu will do its best to heal the wounded and compensate those who were affected. We aim to reopen the war dance in the coming weeks. This settles the immediate concerns on the Luo Fu. My thoughts linger. Vabbè, comunque stanno pensando a come gestire la notizia che i Borisin hanno attaccato e dice ok, per il Luo Fu probabilmente la risolviamo, ma sto pensando a come viene presa da chi ha organizzato questa cosa. From the onset of the Ambrosial Arbor crisis, the Xianzhou Luo Fu has experienced numerous disturbances. Dalla crisi dell'Ambrosial Arbor, il Luo Fu ha provato diversi problemi collegati a Fantilia. Her attempt to infiltrate the Xianzhou with the Borisin and sway the Luo Fu preceptors to join the Sanctus Medicus. Il tentativo di Fantilia di infiltrarsi nello Xianzhou con i Borisin. But I have a feeling that she is. E di convincere i precettori a far parte dei Sanctus. Ok. Di far parte dell'insurrezione dei Sanctus Medicus non è andata bene.
Ma penso che a lei non freghi niente del successo dei suoi piani. Rather than outright victory, Fantilia's motives seem to lie in breeding discord and chaos among allies. Should the alliance fail to mend these rifts, l'obiettivo di Fantilia è dividere e fare casini nell'alleanza. The goal of the Xianzhou alliance has not l'obiettivo dell'alleanza non è cambiato per migliaia di anni. Perhaps we should point the weapon in our hand toward this new adversary. I plan to bring this matter before the marshal following the questo warnings. È gigante. Questo è quello che ha detto Fake Shao anche prima. Il nostro obiettivo non è cambiato per migliaia di anni. Forse dobbiamo puntare le nostre armi contro un nuovo avversario. Quindi questo sarebbe l'avvio dell'Ant contro la Destruction, no? Quindi aver portato l'alleanza contro la Destruction. Discuterò con la Marshall dopo il War Dance del nostro nuovo avversario. Mi chiedo come reagirà la Marshall a questa cosa. Cioè, stanno spostando il focus dall'Abundance alla Destruction. It's clear we're engaged. Abbiamo ingaggiato in un gioco di scacchi che non si è mai visto in migliaia di Amber Era. A game where even the strategists become pawns. Un gioco dove anche gli strateghi diventano delle pedine in battaglia. Fates of countless stars in the sky. Predicting the Marshal's decision is beyond me. Yet she's well aware of our concerns. She has tasked General Yao Guang with performing extrapolations day and night to gauge the situation comprehensively. Interessante. Predire le decisioni della Marshall è oltre con le mie capacità, ma sa molto bene delle tue preoccupazioni. Ha dato una missione al Seer Strategist, generale, il suo braccio destro anche, di performing extrapolation day and night. Di raccogliere informazioni giorno e notte per capire bene la situazione. Siamo raccolti oggi per indirizzare dei problemi che riguardano la nostra presenza. Yao Guang ha mandato un messaggio alla Yue Matrix. Ci vuole informare che vuole condividere con noi i recenti calcoli che ha fatto con il Matrix. È un'altra donna, anche lei? Ah. Ah. Yes. I'd like to borrow the seat of Divine Foresight's chessboard for this purpose. Ci vuole spiegare qualcosa? Decades have passed since we last convened. I've dearly missed each of you generals during this time. È passato un sacco di tempo, sono stati più di 30 anni da quando ci siamo incontrati. Mi mancate, ok? Was the seer strategist thinking of us or thinking of the fates we're destined for? Il seer strategist stava pensando di noi o dei destini che ci aspettano? The Merlin's Claw, as blunt as always, though. Not everyone's cup of tea, huh? You once told Jing Yuan, you're lucky that I'm the one who came this time. If it were the seer strategist, this conversation might not be so. Una volta detto a Jing Yuan, sei fortunata che sono venuta io. Se fosse stata la seer strategist, questa conversazione non sarebbe così amichevole. Ok. I've never heard anyone mention that the Decalite reflection barrier could eavesdrop on even. Ci ha ascoltato ogni discussione. It appears that the marshal sent not just two generals to the Luofu, but an uninvited third guest as well. Ha ascoltato ogni discussione che hanno fatto? Non ho mai sentito nessuno menzionare che la Decalite reflection barrier potesse ascoltare di nascosto anche i bisbigli più leggeri, no? Anche i sussurri, insomma. Comunque, quando qualcuno parla a bassa voce. Sembra che la Marshall non abbia solo mandato due generali su Luofu, ma anche un terzo ospite indesiderato, o comunque non invitato, non indesiderato. Oh, people have been
saying that Mr. Jing Yuan's intellect shines brightly. Le persone dicevano che l'intelletto di Jing Yuan brillava come quello della Seer Strategist. Con il Lapu in un casino del genere, la Liu Kuei non poteva semplicemente stare fermo e guardare. Andiamo al punto. Grazie a Jing Yuan, l'interrogazione di Luo, l'interrogatorio di Luo e Jing Liu si è concluso. Le speculazioni erano corrette. Dei crimini che hanno confessato, piantare uno stellone su Lapu era falso. Il loro obiettivo era assicurarsi un incontro con la Marshall per presentare il loro piano per far fuori gli dèi. And what was this grand strategy proposed by Jing Liu and that? E qual era questa strategia proposta? The narrative they painted was vast and difficult to put into words. It all revolves around the coffin of the blonde traveler. Ok, quello che hanno detto era complicato a mettere a parole, ma sta tutto intorno alla bara di Luosha, ovviamente. Chiaro? Figurati. What? Sono i resti della propagation. Ok. The remains of the swarm author. Ah, wait, cazzo, è una cosa diversa allora. Sono i resti di Tizirond? Come cazzo fanno ad essere i resti davvero? More accurately, it's a fragment of the divine body. In the future they depicted. This fragment serves as the final nail, sealing the fate of the plague's author and securing its doom. The fuck? È un frammento del corpo divino di Tizirond. Nel futuro che hanno mostrato, questo frammento serve come ultimo chiodo per sigillare la fine di Yaoshi. Prima di raggiungere quel punto, andare contro gli dèi necessitava di un'alleanza più grande, quindi hanno cercato un alleato per lo Shanzhou. Che sarebbe? Che cazzo stai dicendo? Cioè, Luo e Jing Liu hanno cercato un alleato. Ok. Ok. 3, 2, 1. Ora ora è il momento migliore per il nostro ospite. Ti ricordi il tuo nome? Bro, no, siete degli stronzi.